Le tradizioni vanno rispettate, potrebbe essere questo il motto di questa giornata dedicata dal Lions Club Sansepolcro all'antica spezzatura del maiale, che avveniva praticamente in contemporanea o comunque nei giorni in cui si ricorda Sant'Antonio Abate, ovvero il 17 di gennaio. Giovanni Donati Sarti è il presidente del club, anche quest'anno non avete assolutamente mancato l'appuntamento. Direi che è un appuntamento che ormai va avanti da 20 anni ed è una tradizione che si è ripetuta annualmente per tutto questo periodo. È un evento importante per il nostro club perché rappresenta e personalizza e personifica quello che sono gli scopi reali dell'aionismo. L'aionismo è servire alla fine della serata i prosciutti, i salami, le salsicce vengono messe in una lotteria i cui proventi vengono dati a degli scopi benefici e questo penso che sia il vero scopo dell'aionismo. Presidente di zona Alberto Basagni con le mani indaffarate. Sono cose che vanno mantenute, coltivate e tramandate alle generazioni future. È per quello che da piccolini si facevano con i nonni, adesso si fanno noi per continuare la tradizione. Vediamo che è impegnatissimo anche il presidente di circoscrizione Paolo Baschetti, con tanto di calcolatrice alla mano. Che calcoli erano? Mi chiedeva il calcolo per la salatura, immagino, degli impasti, delle salsicce. Infatti loro stanno, il presidente di zona insieme a Angelo, stanno preparando l'impasto delle salsicce e le sambriere per la serata. Questa è la 20ª edizione di questa manifestazione, che ci sarà anche una lotteria con una raccolta di denari da destinare a vari servizi, principalmente quello del distretto, che è Casa Marta, ma ci saranno anche risorse da destinare alla nostra fondazione. Paolo Rimberti, il tesoriere distrettuale, una bella manifestazione che ricorda le tradizioni di questa terra e del nostro distretto, che coincide con la Toscana intera. Sì, esatto, è una manifestazione bellissima, di aggregazione soprattutto, e quindi sono molto fiducioso che sarà una giornata bellissima. Queste tradizioni che rischiano altrimenti di essere dimenticate. Sì, è vero, assolutamente. Sono tradizioni che è bene conservare perché sono festose, gioiose. Il nostro distretto ha bisogno di momenti come questi. Ecco, e che servono anche per uno scopo benefico. Esatto, noi ci muoviamo sempre per questo scopo e quest'anno lo scopo è quello di contribuire all'ospice pediatrico di Casa Marta e questo servirà a incentivare la raccolta per questo scopo. Ed ora la conclusione, veramente eccezionale, con Andrea Sari e Libiam dalla Traviata. Libiamo fra i piedi palici e la bellezza monta, sì, ah, ah, ah.